Un altro terribile schianto lungo la regionale 71, la Umbro Casentinese. In questo tratto i veicoli la percorrono ad una velocità piuttosto sostenuta. Ma secondo lei è pericolosa la strada o come ci si comporta alla guida? Pericolosa la strada, il grande rettilineo che c'è incita alla velocità. Due le auto che si sono scontrate intorno alle 18 nei pressi di Subiano, un impatto frontale violentissimo, un'auto si è ribaltata, l'altra è andata completamente distrutta nella parte anteriore. Sei feriti in tutto, tra loro anche due bimbi, due fratellini di 4 anni e 3 mesi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti erano tutti coscienti, la bimba di 4 anni è stata stabilizzata ad Arezzo e poi trasportata con il Pegaso in codice rosso. Gli altri, tra cui il bimbo di 3 mesi, i suoi genitori trentenni e una coppia di coniugi sessantenni, sono stati trasportati al San Donato in codice giallo. Non vengono rispettate le norme, assolutamente, soprattutto quando ci sono i camion. Cioè, anche questo tratto qui è largo, però è stretto, perché c'è gente che comunque sorpassa in terza fila, cioè, e quindi è ovvio che dopo alla fine qualcosa debba succedere. È sempre stata così, io ho 60 anni e sono 60 anni che questa è la regionale, a parte quel pezzo di Santa Mama e il resto, come vedete. È pericolosa, si è visto anche ieri. E che vi devo dire di più? Vi posso dire. Cosa si potrebbe fare per renderla meno pericolosa? Uno, gli automobilisti bisognerebbe che imparassero un po' a camminare anche meno. Due, ci vorrebbe l'intervento della regione, non so della provincia, non so di chi è, però un qualche cosa sì, perché è un corridoio. Se ci pensate da Prato Vecchio a Arezzo è un corridoio e il traffico è intenso. Camion, compagnia bella e tutto il resto. Le condizioni della strada vanno abbastanza bene, ma più che le condizioni della strada forse dobbiamo fare un mea culpa noi automobilisti, sì, a volte, perché insomma sorpassiamo dove non dobbiamo sorpassare. Ad esempio c'è anche un lungo tratto di striscia continua, ma viene completamente ignorato, le persone sorpassano comunque, quindi sì, questo qua.